Avete presente quella sensazione che avete quando siete sicuri al 100% di aver dimenticato qualcosa? Salve gente, bentornati sul canale. Sì, ho girato tutto questo episodio a microfono spento, quindi questo in realtà è il secondo take. Aiuto! Devo dire che da quando sono usciti il volume 1 e il volume 2 di questa rubrica sono passati alcuni mesi, quindi era proprio arrivato il momento di fare un terzo episodio. Arrivati a questo punto non credo che servano le presentazioni, però vi faccio vedere comunque qualche mio scatto per farvi capire come lavoro. Ok, iniziamo. Come al solito partiamo dalla base. Nei precedenti episodi vi ho spiegato perché è importante studiare e conoscere lo sport che andremo a fotografare. In breve, è davvero difficile raccontare qualcosa che non si conosce, ma vi ho anche dato dei consigli su come e dove trovare informazioni e foto di reference di altri fotografi. Aggiungiamo qualcosina. Se è vero, da un lato, che è importante conoscere lo sport che si andrà a fotografare, è altresì vero che, come si dice nel cinema, bisogna saper stare sul set. Cioè sapersi posizionare per tirar fuori un buono scatto e, se ci si riesce, sopravvivere senza rompere le palle all'atleta. Ho scattato la foto che state vedendo durante le riprese per il test del nuovo Fujifilm 33-1.4 al MyFlex Zone Bike Park. Vi lascio il link qui sopra. Come al solito ringrazio Ottica Universitaria per la possibilità. Allora, ero esattamente al centro della pista, ma conoscevo la velocità e la traiettoria e il movimento che sarebbe andato a fare l'atleta. Quindi tutto questo mi ha permesso di essere qui a raccontarvi questa storia. Ma questa conoscenza è derivata sicuramente dalla mia pratica della mountain bike, quindi una conoscenza diretta dello sport, ma anche da ore e ore a fotografare, ma anche a semplicemente osservare atleti in allenamento. Questo mi ha permesso di capire le traiettorie, le velocità e che tipo di movimenti sarebbero andati a fare poi nei miei scatti. Infine, la foto che state vedendo è stata scattata anche grazie a una semplice richiesta all'atleta, cioè: mi fai vedere che cosa andrai a fare? Fai una discesa di prova, per favore. Invece, questa foto del 2015 deriva esattamente dall'opposto, cioè dalla mancanza di conoscenza dello sport e del movimento che sarebbe andato a compiere l'atleta. Da buon inesperto alfa, avevo semplicemente deciso che una discesa di prova non era necessaria, quindi mi sono posizionato al centro della strada e l'atleta mi è venuto addosso a 40 all'ora colpendomi su una spalla e infine siamo rotolati addosso al guardrail. Ora, per fortuna lui era molto bardato e io ho fatto anni e anni di parkour. Però non è stata un'esperienza piacevole, ve lo posso garantire. Vale davvero la pena di far perdere 5 minuti all'atleta e chiedergli di fare una discesa di prova? Secondo me sì. Quando racconto alle persone che la metà dei miei scatti di sport sono stati fatti in manuale, in fuoco manuale, la gente pensa che la stia prendendo in giro o che sia scemo. Però è così, e questo semplicemente grazie al punto 1, cioè la conoscenza dello sport e del soggetto che andrò a fotografare. Perché in questo modo potrete predire dove passerà e quindi impostare il punto di fuoco. Perché rischiare di avere una foto sfocata a causa di un autofocus non all'ultimo grido quando potete scattare tranquillamente molti scatti in manuale? Vi garantisco che anche i fotografi più affermati, i fotografi sportivi che vanno alle Olimpiadi, che fotografano la serie di calcio, eccetera, a volte scattano in manuale. Vi faccio vedere delle mie foto. Fuoco manuale, 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 manuale. Non mi sembra che ci siano grandissimi problemi di messa a fuoco, no? Ora, è chiaro che scattare in manuale richiede la presenza di alcune condizioni. La prima è sicuramente quella di conoscere lo sport, come dicevamo prima. La seconda è la presenza di tanta luce. Ed è qui che nelle persone si rafforza la convinzione che io sia scemo, ma datemi un attimo per spiegare. La presenza di tanta luce vi permetterà di chiudere il diaframma e quindi di avere una maggiore profondità di campo. La terza condizione è lavorare con dei grandangoli. A parità di f-stop, un grandangolo avrà sempre una maggiore profondità di campo rispetto ad un tele. E tradotto, questo significa che su un grandangolo potete aprire il diaframma molto di più, avendo comunque una profondità di campo molto elevata. In questo modo non dovrete preoccuparvi di beccare il vostro soggetto nell'esatto punto di messa a fuoco, ma avrete una zona di messa a fuoco accettabile. La quarta condizione è la conoscenza del concetto di distanza iperfocale, che è la distanza minima
per date impostazioni, chiaramente, per la quale avrete tutto a fuoco dal soggetto allo sfondo. Nel paesaggio addirittura si usa per avere tutto a fuoco dal primo piano allo sfondo, chiaramente in certe condizioni. Ora, nelle nostre foto di sport non sempre vogliamo tutto a fuoco, soggetto e sfondo, ma conoscere il concetto di distanza iperfocale ci aiuta a decidere meglio dove impostare il punto di fuoco, che non necessariamente è dove passerà l'atleta. Oppure ci permetterà di stare più tranquilli perché avremo una zona ampia di messa a fuoco, perché non sempre possiamo prevedere esattamente dove passerà il nostro atleta. Non mi dilungherò oltre su questo concetto di distanza iperfocale perché, diciamo, servirebbe un video apposta e rischiamo di andare fuori tema. Probabilmente ne creerò uno per la rubrica 2 minuti per capire. L'ultima condizione è la presenza invece di uno sfondo degno, uno sfondo da poter inserire. E questo perché quando lavoriamo a diaframmi chiusi, lo sfondo, bene o male, sarà comunque sempre intuibile. Se queste 5 condizioni sono soddisfatte, allora io vi consiglio di andare direttamente in fuoco manuale. E allora queste due foto che ci hai fatto vedere all'inizio, come le spieghi? È chiaro che la prima è stata scattata con un tele e la seconda, quella a destra, è stata scattata praticamente di notte. E ci avete ragione pure voi, ma lasciatemi spiegare. Allora, la prima è stata scattata durante le riprese dello shooting per Jason Paul. Vi lascio, come al solito, il link qui sopra. Jason Paul è un atleta della Red Bull. È vero che è stata scattata a 100 mm su un APS-C, ma è pur vero che ho scattato ad F4, quindi non a massima apertura, non a 2.8, e ho scattato alle 13, quindi in pieno giorno. In più l'atleta si trovava ad una distanza elevatissima da me e occupava una piccolissima porzione dell'inquadratura, quindi sarebbe bastato mettere a fuoco il ponte per avere tutto a fuoco, il ponte, l'atleta e lo sfondo, quindi il Colosseo. La seconda, è vero, è stata scattata al tramonto con un 33-1.4, ma ad F4, che comunque, non essendo proprio un grandangolo su un corpo macchina PSC, il 33 ha comunque una profondità di campo molto molto bassa. Però mi ero messo d'accordo con l'atleta, quindi sapevo perfettamente dove sarebbe passato. Oh, se questo video vi sta piacendo, lasciate un like e iscrivetevi al canale, perché per voi è un piccolo gesto, ma per me conta tantissimo, perché mi permetterà di continuare a creare contenuti come questo, quindi dai! Continuando a parlare di sfondi, non vi concentrate solo sul soggetto. Avete presente quei ritratti bellissimi a tutta apertura, no? Sfondo cremoso, bokeh balls, ok? Stupendi, bellissimi, no? Ma immaginate una partita di tennis, un resoconto di una partita di tennis fatto solo di ritratti. Che due palle! Anzi, che due ritratti. Vabbè dai, sono doppio, sono quattro. Ma soprattutto la storia dov'è? Dov'è l'atleta affaticato? Dov'è l'arbitro che si disseta? Dov'è il pubblico che esulta? Dov'è l'allenatore incazzato? Dove sono? Questo se si tratta chiaramente di un corpo di immagini. Sulla singola foto si traduce nell'inserire lo sfondo davanti o dietro al nostro soggetto. Ad esempio, nelle foto che state vedendo nella partita tra la NPC Rieti e la Cuore Napoli Serie A di basket, ho cercato non solo di inserire i gesti tecnici, ma anche di inserire l'interazione con il pubblico, i fans, i fotografi, le persone, gli allenatori e tutto ciò che era al contorno della partita. Le quinte sono degli elementi che abbiamo rubato dal teatro che si pongono ai bordi della nostra inquadratura e servono a contestualizzare il nostro soggetto, creando allo stesso tempo profondità nell'immagine. Nella foto che state vedendo ho usato la schiena di un atleta per creare profondità. È una quinta e in questo modo ho anche raccontato a chi osserva la foto che chi stava compiendo il gesto tecnico non era da solo, ma anche per porre l'osservatore sullo stesso piano di qualcuno che si trova all'interno della scena. Il segreto, in generale, ma non sempre, è utilizzare degli oggetti o delle persone che siano comunque meno interessanti del soggetto principale e che tutto sommato siano anche meno illuminate, perché altrimenti attirerebbero troppo l'attenzione. Ma questo dipende anche da cosa volete tirar fuori da quell'immagine, quindi è una cosa molto soggettiva. Questa è una regola generale, in genere si fa così. Ad esempio, nella foto che state vedendo ho usato i fiori in primo piano per raccontare anche un pochino cosa c'era intorno al ciclista che stava compiendo il gesto tecnico. E non solo, ho anche raccontato la stagione in cui ci trovavamo. Ora, i fiori sono molto più illuminati del soggetto, è vero, però sono fuori fuoco, quindi in realtà hanno più o meno la stessa importanza del soggetto. In questo modo ho creato un ritratto ambientato del soggetto che pone soggetto e contesto quasi sullo stesso piano.
Ora, questo è il mio stile di foto. Non è detto che sia giusto, non è detto che vi piaccia. A me piace sempre inserire il contesto all'interno di un'immagine perché racconta molto di più del semplice ritratto. Ma non vuol dire che questo sia il giusto, la cosa giusta da fare. Ognuno sceglie per sé, quindi sta a voi decidere. L'ultimo consiglio è quello di cercare di ricavarvi una nicchia. All'inizio è un bene cercare di fotografare più sport possibili, sia per cercare un pochino di spaziare, ma anche per capire poi effettivamente quello che ci appassiona di più. Però poi con il tempo bisogna specializzarsi. Cercate di scegliere al massimo 2 o 3 attività sportive, in modo tale col tempo di diventare degli esperti in quel campo e avere più chance di essere contattati per dei servizi. L'esempio è sempre lo stesso: se doveste scegliere un ristorante, scegliereste un ristorante che faccia cucina brasiliana oppure un ristorante che faccia cucina brasiliana, giapponese, americana, inglese e russa? Ad esempio, io mi sono specializzato nelle foto di parkour e mountain bike. Ora, è chiaro che se mi chiamano per fare un altro servizio, se penso di essere in grado, vado a farlo, ma spingo molto di più in queste due direzioni. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio e, come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate. Anzi, se avete delle domande per episodi futuri di questa rubrica, scrivetele qui sotto. Ma fino al prossimo episodio, ciao!